Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Andiamo indietro del tempo, di tanto, andiamo al 1941 quando uscì un film straordinario come Quarto Potere, opera prima di Orson Welles. Ne parlo con immenso piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buongiorno a tutti. Parlare di Quarto Potere oggi ha un doppio significato. Beh, intanto andare a riscoprire un pezzo di cinema, ma un pezzo grosso di cinema. E poi poter avere così il modo di agganciarci a un altro film che è in circolazione in questi giorni e che con Quarto Potere ha un legame più che stretto. E stiamo parlando naturalmente di Mank, l'ultimo film di David Fincher che è in streaming in questi giorni e che tratta appunto della genesi di Quarto Potere. Assolutamente, tra l'altro annunciamo anche che prossimamente faremo proprio anche la recensione di Mank, ma parlando di Quarto Potere, o meglio, il titolo originale è Citizen Kane, è un film spartiacque, è un film che ha cambiato la storia del cinema, è veramente un pezzo grosso, uno di quei film che fanno la storia del cinema con un giovanissimo Orson Welles che interpreta Citizen Kane, il cittadino Kane. Il film è una storia per certi aspetti biografica, per altri metaforica, del diventare potenti. Il potere dà al successo, ma rende anche incredibilmente soli. Orson Welles con la sua opera prima firma un capolavoro che allora non fu capito. Stiamo parlando del 1941 e ricordiamo anche che siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, quindi il film ebbe anche problemi di distribuzione in Italia, arrivò solo nel 49. Ma raccontiamo proprio in breve la storia, poi parliamo nel dettaglio del film e delle tante curiosità e dei tanti aneddoti che sono collegati a questo film mastodontico. Beh, il film parte con la morte di Kane e poi si va a ritroso per cercare di scoprire chi fosse e si scandaglia una parte della vita per cercare appunto di capire che cos'è successo, che cos'è stato il rapporto tra Kane e il suo mondo e soprattutto l'incapacità di essere amati. Kane muore da solo nella sua stanza dicendo un'ultima parola, ovvero Rosebud. E quella è stata l'ultima parola appunto prima di morire. Il film dopo la morte di Kane parte con un cinegiornale che racconta e quindi ci illustra chi è che fosse appunto questo personaggio e che cosa aveva costruito e poi i giornalisti non convinti di questa ricostruzione partono per cercare di capire che cosa ci fosse dietro questa ultima parola detta da Kane prima di morire. E questa Rosabella, ovvero Rosebud, è un po' il fil rouge che accompagna tutto il film, ma è solamente il pretesto per raccontare appunto la storia di un uomo, la storia di un'epoca, la storia appunto che dicevi del successo, la storia del capitalismo, è una storia sul sogno americano e quali siano gli aspetti negativi del sogno americano e poi soprattutto una storia di uomini ed amore. Hai detto tantissimi argomenti collegati a Quarto Potere e sono tutti tra l'altro sviscerati in maniera veramente profonda, se si pensa che il film dura poco meno di 2 ore e Orson Welles, appunto giovanissimo, racconta tutto questo e lo fa con una lucidità incredibile. Ha una capacità di trasportare lo spettatore usando appunto la parola Rosebud, Rosabella, per fare tutta un'indagine su un uomo che è diventato potente sotto diversi aspetti, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista mediatico, sia da un punto di vista prettamente materiale, perché ricordiamo proprio all'inizio del film c'è un racconto di tutte le sue ricchezze accumulate nel tempo, tutto quello che ha
comprato con i soldi, e più lui compra, più diventa assolutamente solo. È un'ascesa, è una, direi, fragorosa caduta di un uomo potente. È un film che allora, non, appunto, come abbiamo detto, non fu capito, anche se vinse l'anno dopo un Oscar per la miglior sceneggiatura, e non poteva essere altrimenti. E poi diede origine a tanti figli cinematografici e non del concetto di citizen, ovvero dell'imprenditore che da solo si costruisce ma da solo muore. Ci sono tantissimi riferimenti a me, è venuto, vabbè, parliamo di film recenti, mi ricordo un documentario, anche parodia, su, intitolato Citizen Berlusconi, ad esempio. Il personaggio di Montgomery Burns nei Simpson è chiaramente un riferimento, appunto, al personaggio di Orson Welles. C'è veramente tanto di questo film, che è diventato inconsciamente, mi sento anche di dire, parte della nostra cultura, parte del nostro modo di vivere i media, parte di un modo di comunicare. Sì, ma già nel film stesso c'era già un riferimento ad un'altra persona, perché Charles Foster Kane altri non è che la trasposizione cinematografica dell'ascesa economica, sociale e anche politica di William Hearst, che era il miliardario americano e al quale il film è chiaramente ispirato. E il film all'epoca non andò bene, ma per tanti motivi, come dicevi, soprattutto perché lo script non è semplice, la realizzazione era assolutamente d'avanguardia e quindi difficile da arrivare, ma soprattutto perché venne boicottato, perché la MGM intervenne lo stesso William Hearst. Insomma, non fu semplicissimo far vivere quel film quando tutto il potere mediatico dell'epoca, nelle mani anche ancora di William Hearst, andava contro un film del genere. Riguardo a Citizen Kane o Quarto Potere, c'è un elemento anche molto tecnico che secondo me rende subito la grandezza di un regista esordiente, che ricordiamo Orson Welles non è solo un regista, è stato anche un bravissimo attore. Qua interpreta anche il protagonista, Charles Foster Kane, è l'aspetto tecnico, è la capacità di creare questa specie di thriller noir, prendendo proprio spunto da uno dei periodi più belli della cinematografia mondiale, che è l'espressionismo tedesco degli anni 30, e qua Orson Welles lo fa suo, giocando moltissimo con il chiaroscuro. Ricordiamo che il film è in bianco e nero, e si vede tutta la lezione che lui ha imparato già giovanissimo da Murnau e Fritz Lang. Quindi c'è già una dimostrazione del suo immenso talento. E poi è eccezionale anche a dirigere tutti gli attori, perché comunque, essendo una storia che ripercorre l'ascesa e la caduta di un uomo potente, anche i personaggi attorno sono descritti benissimo. È un film stratosferico, è un film che ti cattura, che avevamo già visto, ma l'abbiamo anche rivisto proprio per Riders, che ti cattura dall'inizio. E anche se uno l'ha già visto il film, la voglia di capire cosa vuol dire Rosabella, come si accumulano le prove, le indagini per arrivare poi alla soluzione finale, è qualcosa di assolutamente stratosferico. E quindi il nostro consiglio è non soltanto di andare a vedervi per la prima volta o a rivedere Quarto Potere, perché è un gran bel film e perché c'è dentro tutto quello che uno si aspetta dal cinema e forse anche qualcosa in più, ma anche per godersi appieno questo nuovo film di Fincher, perché insomma, se ti vai a riguardare Quarto Potere lo apprezzi di più, perché ci sono un sacco di riferimenti, e poi perché la storia, appunto, ma anche, come dicevamo, dello sceneggiatore, del vero sceneggiatore della storia di Citizen Kane e di tutto quello che c'è dietro, che ha portato
alla nascita di questo film, naturalmente, e anche a tutti gli scontri che sono sorti durante quel periodo, i combattimenti legali, non solo, intellettuali. Insomma, è un film questo da riscoprire appieno per andarsi a godere anche l'attualità. Voglio chiudere anche con un'ultima informazione, a parte il discorso fatto prima delle tante citazioni che diede origine a Quarto Potere, è recuperare anche il documentario RKO 281, la vera storia di Quarto Potere, che racconta ancora di più, che racconta nel dettaglio come questo film ebbe una vita travagliata, e racconta anche proprio tutti i significati metaforici che Orson Welles utilizza tramite questa storia, che è più unica che rara, e che dimostra subito come Welles è uno che ha messo il dito nella storia del cinema e l'ha fatta. Per questo appuntamento con Riders of the Lost Film è tutto, come sempre ti ringrazio Pierpaolo, mi raccomando andate a recuperare Quarto Potere, ciao a tutti, alla prossima.